abbiamo il Panis Pompei. Siamo con un mastro fornaio, Carmelo Esposito. Come abbiamo ottenuto questo pane? Questo pane è stato ottenuto dopo anni di studio in base ai graffiti e ai mosaici dell'epoca che abbiamo visto negli scavi di Pompei e in base agli ingredienti dagli studi che si fanno negli scavi di Pompei quotidianamente. È un pane fatto con farina di farro, mandorle, pinoli, noci e melograno. La particolarità di questo pane è nella lievitazione, perché è senza né lievito di birra né lievito madre, in base alle vinacce delle uve messe a macerare, il musto dell'uva, per dirla in breve, dopo un po' di tempo, intorno alle 24-36 ore, con la macerazione gli zuccheri fanno da start per la lievitazione. Da notare il taglio in 8 parti, perché gli antichi pompeani per loro il numero 8 era la perfezione, e non usavano i coltelli, per cui il pane veniva spezzato così con le mani. Qualcosa di particolare, abbiamo presentato questo prodotto a Linea Verde Rai 1, l'abbiamo presentato insieme ad Alberto Angela al Mondo di Ulisse, Rai 3. Per cui ora è solo questione di assaggiarlo e di provarlo. Lo farete spesso o è un'occasione solo? No, è un prodotto che noi lo presentiamo negli eventi e lo vendiamo solo nella nostra boulangerie, insomma, a Pompei, a Via Lepanto. Siamo lieti di ospitare tutti. Grazie. Prego.